Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Questa sarà una parte estremamente lunga e tranquilla, rilassante, perché andremo a sfidare una marea di allenatori. Sfideremo tutti gli allenatori che ci saranno tra Azzurropoli e Fucsiapoli, così come quelli tra Aranciopoli e Fucsiapoli, in quei percorsi lunghissimi che sono solamente strapieni di allenatori. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di andare immediatamente a fiondarci nella pista ciclabile e iniziare da lì. Detto ciò, io quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di queste parti all'interno di Pokémon Giallo, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Quindi, andiamo immediatamente di qua. Ehi, senti! I pedoni non possono usare la pista ciclabile. Ah, bisogna mettersi la bici direttamente, giustamente. Ah, aspettate, ma noi non abbiamo preso la bici. È vero, non abbiamo ancora preso la bicicletta. Allora, voi dite qualcosa di interessante? No, vero? Voi non date nulla. Qui sopra, tra l'altro, in Pokémon Rosso, Fuoco, Verde, Foglia, ci sarebbe lo scienziato che ti dà il moneta amuleto. Detto ciò, ragazzi, quindi vi faccio vedere immediatamente come andare a prendere la bici. Se non hanno cambiato le cose, ovviamente, tra Pokémon blu, rosso, verde e Pokémon giallo. Dovete andare ad Aranciopoli. Ecco qua. Andiamo immediatamente a prendere la bicicletta. Poi dovete andare nella casa del Pokémon Fan Club, che dovrebbe essere questa. Eccoci qui, e parlare con questo tizio. No, non è questa. Aspettate allora, forse è questa qui di fianco? Sì, questa qui di fianco. Pokémon Fan Club, benvenuti tutti fan Pokémon. Ecco qua. Ah, Pikachu vede qualcosa. Vede Clefairy. Pikachu si è innamorato di Clefairy, ok. E mentre Pikachu sta lì, noi andiamo invece a parlare con il presidente, che di qua c'è sua moglie che blocca il passaggio. Andiamo da questa parte e ascoltiamo tutto quello che ha da dire sul suo fantastico Rapidash. Ok, sì, lo facciamo, sì. Vuoi sapere tutto sui miei Pokémon? Ma certo. È il mio preferito Rapidash, ok, lui lo descrive, fantastico, noi sorridiamo e annuiamo mentre pensiamo ai fatti nostri. Ecco, fatto precise che ci ha fatto fare tardi, quindi per l'attenzione ci regala il buono bici. Scambialo con una bicicletta, ok. Lui ci dice che non ha più bisogno perché ha schiavizzato il proprio Pokémon per farsi portare in giro in volo. Detto ciò, quindi, andiamo con volo invece a Celestopoli, ecco qui. Celestopoli dove c'è il negozio di bici. Ecco qua, il gioco qui diventa blu. E questo dovrebbe essere il negozio di bici. Eccoci qui. Salve, ho un buono bici. Oh, è un buono bici! Bene, è tua. Tra l'altro, riflettiamo sul fatto che questo buono bici abbia il valore commerciale di 999.999 poche dollari. Riflettiamo su questa cosa. Allora, e poi ci chiediamo perché i giovani non hanno più il valore dei soldi. Allora, andiamo avanti, cazzate a parte. Proseguiamo. Ora abbiamo la bici e possiamo effettivamente andare alla pista ciclabile. Vedete, non è stato difficile. Basta appunto andare a parlare a quel presidente del fan club per avere il buono bici. In realtà potete prenderla direttamente una volta arrivati ad Aranciopoli, eh. Subito potete prenderla. Allora, ora la bici dovremmo metterla in automatico. Infatti ci lascia passare. E siamo qui. In questa zona alleneremo soprattutto PG8 e Charmeleon, ok? Perché ci saranno, la maggior parte dei Pokémon saranno di tipo lotta o veleno. Quindi volevo ordinarlo. Ecco qua. Scusate, tac. E se riusciamo, facciamo ordiniamo un po' anche Snorlax, insomma. Vediamo un po' che cosa si riesce a fare, eh. Tanto avremo in questa parte davvero una marea di allenatori, saranno tantissimi. Quindi piano piano li facciamo tutti. Ok. Contro di lui andremo di fossa. Provo a usare inibitore, noi andiamo di fossa tranquilli. A Snorlax forse potremmo insegnare terremoto. Inibitore cosa ci toglie? Graffio, va bene, noi usiamo braciere per eliminare Grimer. Perfetto, Pokémon da Koffing, lasciamo ancora Charmeleon e usiamo ancora Fossa. Comunque dicevo, se Snorlax potrà imparare Terremoto, glielo insegneremo, il problema è che glielo insegneremo dopo l'ultima palestra, perché
terremoto ti viene data appunto come metti finale, come metti come ricompensa appunto all'ultima palestra. E via così, anche Koffing se n'è andato. E prima l'allenatore è stato battuto. Non osare ridere, ma stai calmo, ma cosa vuoi? Andiamo a battere anche questo. Ovviamente tutti vogliono rubarci la bici, tutti sono scontrosi. È proprio una rappresentazione veritiera del mondo delle piste ciclabili. Ok, contro un matchup. Andiamo di braciere. Tiriamo giù questo matchup e poi cambiamo Pokémon e andiamo di PG8. Fortunatamente fallisce il colpo basso. Non andiamo ancora di braciere che tipo non ha mai scottato. E in questo momento scotta, incredibile. Scotta diminuendogli l'attacco se non sbaglio e comunque ci fa un brutto colpo. Sto infame. Via. Brucia. Perfetto. Mankey, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeotto. Pidgeotto, grazie a Volo, è il Pokémon designato per abbattere tutti i Pokémon di tipo lotta che troveremo in questo percorso. Che dovrebbe tra l'altro shottare tutti relativamente facilmente. Machop, vai, vai, vai. Ecco qua, andiamo di volo. Come vi dicevo, questa sarà una parte molto tranquilla, molto lenta anche come ritmo, perché banalmente affronteremo semplicemente un sacco di allenatori, quindi vedetevela come una parte molto rilassante, tranquilla. Se volete scrivere un commento anche che magari non c'entra propriamente con questa parte, ma volete parlare di Pokémon in generale, di Pokémon Scarlatto e Violetto che dovrebbero essere usciti in questi giorni, tra l'altro, no? Perché sto registrando questo video ovviamente prima, molto prima. Però dovrebbe essere uscito in questi giorni Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in teoria. Quindi potete anche parlare di quello, volendo nei commenti, ovviamente senza fare spoiler pesanti, nel caso ci siano spoiler pesanti da fare di quel gioco. Volete parlare un po' di quello che volete? Ditemi quali sono le serie TV che state guardando in questo momento, insomma. Commentate un po' così perché giustamente di questo video ci sarà poco da dire, dato che saranno semplicemente una marea di allenatori da battere uno dopo l'altro. Magari qualche nostro Pokémon si evolverà pure, eh? Magari qualcuno riesce ad arrivare al fatidico livello 36, dato che sono più o meno tutti lì. Ok, e da una parte tra l'altro abbiamo modo di allenare PG8 e Charmeleon, mentre dall'altra abbiamo modo di allenare Pikachu e Ivysaur. Wartortle rimarrà un po' così appeso nel centro, anche Snorlax. Ok, lo manda a Weezing, noi andremo di fossa. Due fosse dovrebbero bastare per battere questo Weezing. Abbiamo provato a usarci fango. Ok, brutto colpo. Non so se bastano due fosse. Una bella difesa questo Weezing. E ci ha ammazzato i Charmeleon, infame. Allora, proviamo a questo punto a mandare Wartortle, dato che verrà usato poco. E voglio provare a fargli prendere un po' di punti esperienza così. Andiamo di morso. Ah, è vero che però contro Sweezing avevamo visto che fa più danno con Bollo Raggio. Ricordiamoci. Mi avvelena, ma non è un problema. Andiamo di Bollo Raggio, vai. Appunto, gli fa più danno, ma non basta, rimane con un PS. E ci usa di nuovo fango. Beh, ci sta, questo Weezing è di livello più alto di tutti i nostri Pokémon. Ci sta che sia così forte. Perfetto, ha battuto anche Weezing. Tombola, perché non si sa, però tombola. Battiamo anche quest'altro allenatore, quest'ultimo allenatore di questa parte superiore della pista ciclabile, prima di andare poi a curarci Pokémon. Non preoccupatevi, taglio la parte in cui mi curo Pokémon, altrimenti diventa lunghissimo questo video. Ok, PG8 contro Machop si prenderà un bel po' di punti esperienza, dato che Machop è a livello 33. Ok, usa energia concentrata. Vediamo se è quello che non gli permette di essere shottato. Non lo sapremo mai perché non l'avremmo comunque shottato. E a questo punto andiamo di... Ma volo di nuovo. Non vedo perché rischiare con gli altri attacchi che magari non lo shottano. Ok. PG8 sale a livello 31. Piano piano i nostri Pokémon salgono, eh? E impara Attacco d'ala finalmente, sì. E
Ovviamente sì, e gli togliamo Raffika. Totalmente inutile ormai a questo punto del gioco. Perfetto, useremo comunque volo, che dovrebbe essere più efficace, dovrebbe fare più male. Ok, ah, c'era un altro, mannaggia me, non l'avevo visto. C'era un altro, quindi battiamo anche quest'ultimo, prima di andare a curarci. Questo però avrà Pokémon di tipo veleno, vero? Sì. Ok, va bene, ce la giostriamo comunque, dai, anche senza Charmeleon con Fossa. Allora andiamo di attacco d'ala, vediamo quanto danno gli facciamo, proviamolo questo attacco d'ala. Abbastanza poco in realtà. E vediamo in confronto al volo. Vediamo, Inibitore, fallito giustamente. Come vedete volo fa il doppio. Quindi attacco d'ala lo usiamo solamente per finire qualche Pokémon, tipo in questo caso ci può stare. Ma per il resto useremo volo. Poi Grimer di nuovo, cambiamo Pokémon. Vediamo di allenare qualcun altro. Come. Il Vissaur lo alleneremo in un altro momento. Andiamo di Pikachu. Proviamo ad allenare Pikachu. E andiamo di Fulmine. Anche se forse gli faremo più danno con Schianto. Beh, anche Fulmine fa il suo sporco lavoro, eh. Andiamo ancora di Fulmine allora. Perfetto. Poi Grimer. Lasciamo Pikachu. E andiamo di Schianto per vedere la differenza. Ok, no, fa più danno con Fulmine. Buono. Buono. Beh, giustamente anche Stab. Quindi si prende una percentuale di danno in più solamente per il fatto di essere di tipo elettro. E altro Grimer. Lasciamo Pikachu che farà il suo dovere. Ah, speravo in un brutto colpo. Forse il brutto colpo lo shotta. Forse davvero con un brutto colpo lo shotti. Perfetto, Pikachu sale a livello 31, ottimo. Non farmi arrabbiare. Va bene. Ok, qui non ci sono più allenatori. A questo punto taglio il video e ci rivediamo qui con i Pokémon curati. E rieccoci qui con i Pokémon curati. A questo punto possiamo scendere lungo la pista ciclabile e battere tutti gli altri allenatori che ci sono. Vediamo un po', se li troviamo. Qui dovrebbero essercene alcuni, che qui dietro non ci sono. Scendiamo e battiamo lui. Eccoli qui. A giocare nell'erba alta come i bambini con le biciclette. Questo è uno zucca pelata, avrà Pokémon di tipo lotta, infatti. Quindi noi mandiamo subito Pidgeotto. Pokémon PG8, vai. Colpo basso, va bene. Dovrebbe farci relativamente male, ma non troppo. Anche perché oltre ad essere non molto efficace, PG8 non è un Pokémon pesante, quindi non vedo perché debba fare così tanto danno. A meno che in prima generazione colpo basso non facesse danno in base al peso del Pokémon. Magari, è così. Machoke, lasciamo PG8. Ok, lo spread di Machoke è un po' brutto, posso dirlo? Il nuovo spread di Machoke. Vediamo quanto danno gli facciamo con volo. Non lo buttiamo giù. Giustamente Machoke è molto più resistente di Machop. E andiamo di attacco d'ala, questo però dovrebbe fare abbastanza. Perfetto. E abbiamo battuto lo zucca pelata. Oh, sì. Battiamo anche lui. Non rende lottare con i bambini. Sì, rende. Se li batti rende anche perché gli rubi i soldi. Allora, zucca pelata. Manda in campo Mankey. Ok, questo avrà molto probabilmente Mankey e Primeape. Allora, contro Mankey andiamo immediatamente di braciere. Vediamo di riuscire a tirarlo giù con Charmeleon. Ah, non muore? Ok, cioè non viene bisciottato. Ok. E mi fa un brutto colpo. Grazie, Mankey, sempre nei nostri cuori. Ok, gli facciamo anche un brutto colpo. Buono. E poi Primeape, contro Primeape invece mandiamo PG8. E sapete che Primeape non ha una difesa così tanto alta come quella di Machoke prima. Quindi forse con un volo riusciamo a tirarlo giù. Ah, è più veloce però. No, dai, ha fatto brutto colpo. Adesso fa sempre lo stesso danno, quindi fa sempre brutti colpi.
No, dai, ma che sfiga però. E ha fatto 5 colpi. Cioè, mi ha shottato PG8. Mi ha letteralmente shottato. Va bene, manderemo War Turtle. Manderemo War Turtle e gli faremo bollo raggio. Ok, non poteva fare Ira prima, no? Che non mi toglieva nulla e moriva tranquillamente. Senza costringermi a riandare di nuovo a curare i Pokémon. Bollo raggio. E bolla raggio un'altra volta. Ok, no, ha fatto brutto colpo. Buono. War Turtle sale a livello 31. Ottimo. E cerca di imparare ritirata. Ma non ti vergogni, no? Perché è ritirata a livello 31? Va bene. Sono fritto. E non sei solo fritto. Ora però devo tornare a curarmi i Pokémon. Quindi ci rivediamo qui con i Pokémon curati, ok? Vamos. E rieccoci qui. Ritorniamo giù nella pista ciclabile. E andiamo a sfidare altri allenatori. Eccone qui uno. Vai. Vai verso Fucsiapoli? Assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, arriveremo a Fucsiapoli da questa parte. Poi ritorneremo su a Lavandonia per andare a prendere tutti gli altri allenatori. E farci anche tutta l'altra parte di Kanto, praticamente. Allora, Fossa contro Weezing. Questo Weezing è 5 livelli indietro rispetto a quello di prima che ci ha dato un bel po' di filo da torcere. No, ci avvelena. Infame. Ah no, non ci ha avvelenato, che culo. Che culo che Smog non ci ha avvelenati. Solitamente questo Smog avvelena quasi sempre. Ok, Charmeleon sale, non sale di livello, peccato. Andiamo ancora di Fossa contro Koffing. Ecco qui. Ok, non muore, ma va bene così, va bene così. Andremo poi di braciere per tirarlo giù. E finché non impara lanciafiamme, Charmeleon, dobbiamo attaccarci un po', eh. Poi altro Weezing. Andremo ancora di fossa. Vai. Smog, fortunatamente glielo evitiamo. Ma a me è brutto colpo? No, eh. No. Fango, vediamo se ci avvelena. O se siamo ancora fortunati. Ci ha avvelenati. Peccato, peccato. Fossa. Il veleno ha comunque effetto sul povero Charmeleon mentre è sottoterra. Però lo tiriamo giù. Buono. Charmeleon sale a livello 33. Ottimo. E impara lacerazione. Speravo di vedere lanciafiamme. Ho visto la mossa che iniziava per là. E invece era lacerazione. Vabbè, gli togliamo graffio ovviamente. Ed è una mossa molto più utile. Anche perché ha più probabilità di fare colpo critico. Brutto colpo. A questo punto però diamoci una curata, ecco qua, antidoto a Charmeleon. Non sto a tornare un'altra volta al centro Pokémon, anche no, grazie. Usiamo un antidoto e una super pozione. Perfetto, bastano avanzano per continuare questa avventura qui nella pista ciclabile. Allora, andiamo prima di tutto qui a destra e vediamo se ci sono allenatori da battere. Troverai Voltorb elettrizzante, quindi tu hai Voltorb? Ok. Quasi quasi ti mando in campo Ivysaur. Voltorb, sì. Allora, questo te lo shotto con Charmeleon con Fossa. Che proprio vieni shottato. Ah, perfetto, autodistruzione. Meglio ancora, guarda. Meglio ancora. Non viene colpito. E a questo punto ovviamente non cambio Pokémon perché lui manderà in campo Voltorb. Charmeleon userà Fossa e verrà probabilmente shottato. Infatti. 2 al prezzo di 1. Ridotto a una polpetta? Eh sì. Hai fatto esplodere il tuo Voltorb, insomma. Potevi anche non farlo. Andiamo a prendere quest'altro allenatore. I miei Pokémon non si trasformano, sai perché? Magari premi B durante l'evoluzione? Non lo so. Non lo so, caro Zucca Pelata. Poi i tuoi Pokémon, ne hai uno? Ah no, ti serve lo scambio per questo, eh. Vedi, c'era il barbatrucco. Allora, Pokémon, mandiamo immediatamente PG8 in campo. Colpo basso. Cioè, fa troppo danno colpo basso per essere non molto efficace e soprattutto per essere un attacco che fa più danno in base al peso del Pokémon. PG8 non pesa tanto, ragazzi, cioè è un pollo. È letteralmente un pollo, come fa a pesare tanto? Boh, non si sa. Si sa solo che abbiamo tirato giù questo Machoke.
cosa hai fatto? Vedrai, vedrai. Proseguiamo, altro allenatore qui in questa parte? Eccolo, vai. Sì, ribelle. Ci consiglia questo allenatore. Un altro Zuccaperata. Ok, con Prime questa volta, subito. Va bene. Andremo di lacerazione. Proviamola questa lacerazione, vediamo quanto danno gli facciamo. Niente male, ed era un brutto colpo, giustamente. Il suo sfuriato fallisce, dammi un altro brutto colpo, Charmeleon. Facci volare, grande Charmeleon, grande. E sale anche meritatamente a livello 34, ottimo. E contro Machoke manderemo PG8. Consapevoli del fatto che potrebbe morire male? Consapevoli del fatto che potrebbe morire male. Andremo di volo. Sperando che Machoke usi magari un attacco tipo fulmisguardo o cose di questo tipo. Oppure sperando in un altro brutto colpo. Attenzione al PG8. Che si prende anche a livello 32 di prepotenza. Buono. Grr, guarda, sarei anch'io incavolato se avessi perso per tre brutti colpi. Di fila, tra l'altro. Andiamo a dare una super pozione a PG8 che se l'è meritata. Ecco fatto, così lo possiamo utilizzare anche in altre battaglie. E proseguiamo. Andiamo giù fino in fondo, siamo arrivati in fondo praticamente. Battiamo lui e torniamo su dall'altra parte. Sparisci Kulce, sono esausto. Ma in che senso sei esausto? Cioè, non hai fatto la discesa se sei qui. Boh, dettagli. Ok, Koffing. Andiamo di lacerazione, forse fa addirittura più male di fossa. Per me se gli fa un brutto colpo lo ammazza. No, che questo è un brutto colpo di lacerazione. Non gli fa così male allora. Andiamo ancora di fossa. Tanto sta finendo i pipì di fossa. Ok, poi manda Weezing, lasciamo lui e la facciamo ancora fossa. E si prende un bel po' di punti esperienza. Azione va bene, tanto adesso ci facciamo lacerazione. Sperando in un altro bel brutto colpo. Perfetto. Beh, giustamente è come colpo karate questa lacerazione, quindi fa più danno. Ha più probabilità di brutto colpo. Ci sta. Proviamo Snorlax ora, dai. Proviamo questo nuovo Pokémon. Iniziamo a fargli prendere anche degli IV. Andiamo di botta in testa, dovrebbe fare parecchio male. E infatti lo fa, sono abbastanza soddisfatto del danno. Brutto colpo e quello era un brutto colpo, ottimo. E non ci hanno nemmeno avvelenati. Poi altro Koffing, lasciamo tranquillamente Snorlax in campo. Botte in testa, non è nemmeno così lento in realtà Snorlax. E non viene avvelenato, ottimo, ottimo. Weezing, lasciamo Snorlax, vediamo come se la cava. Vai, botte in testa. Beh dai, bel danno, bel danno. Brutto colpo, se lo prende molto volentieri questo Snorlax, il brutto colpo, e poi ti ritorna un fulmine, ti ritorna. Guarda, fulmine, via. Perfetto. Snorlax non sale di livello, peccato, se lo sarebbe meritato dopo questa lotta. E saliamo da questa parte ora. Facciamoci la parte qui in salita, di qua abbiamo già fatto, sì. Quindi torniamo di qui. E piano piano si va su. Bella bici, come funziona? Ah, vuoi rubarla, eh? Vuoi rubarmi la bici? Palese. Ok, Weezing. Useremo di nuovo fossa e lacerazione. Vai, fossa. Ah però, no, mi sa che qua serve un'altra fossa. Usiamo tutti i pipi di fossa, ma facciamoli prendere questi altri punti esperienza a Charmeleon. Ok, e poi manda Mach. Lasciamo ancora Charmeleon. Lo spread di Mach, così così. Andiamo di lacerazione sperando nei brutti colpi. Brutto colpo, perfetto. Ok,
Edibra dovrebbe tankarlo tranquillamente. Altra lacerazione, altro brutto colpo. Ragazzi, non ho ancora fatto una volta un colpo normale, lacerazione, eh. Mi sa che la probabilità di brutti colpi in questo gioco è leggermente rotta. Altro brutto colpo, sì. Insomma, mi sa di leggermente rotta. E manca un solo livello a Charmeleon per diventare Charizard, ragazze. Manca davvero poco. Che schianti! Ma che schianti cosa? Ma cosa stai dicendo? Allora, diamo un antidoto a Charmeleon. Ecco qua. E proseguiamo. Andiamo a prendere gli altri allenatori che ci sono sfuggiti. Qui dentro c'è qualcuno, vediamo, eh. No, sembrano esserci solo cartelli con consigli utili vari. Quindi se non c'è nessuno poi faremo l'altra parte scendendo. Ok, qui non sembra esserci nessuno, però c'è sei tu. Siamo centauri! Sono centauri. Manda in campo Mach di nuovo. Noi andremo sempre di lacerazione con Charmeleon. Perché voglio farlo diventare Charizard a questo punto, ragazzi. Voglio spingere un po' di più. Ecco, non togliermi la lacerazione, per favore, che con il mio sguardo mi va benissimo. Voglio appunto spingere un po' di più per farlo diventare Charizard. Altro brutto colpo, cioè sembra che possa fare solamente brutti colpi la lacerazione. È andato di minimizzatore, va bene. Altro brutto colpo, incredibile. E poi braciere. No, fallito. Forza, dai, attaccalo. Bravo. Uccide quel microbo. Affumicato? Effettivamente sì, si è morto con braciere, quindi direi che affumicato è proprio la scelta di parole giusta. A te ho già battuto, sì. A questo punto scendiamo. Andiamo a vedere se qui abbiamo lasciato gli allenatori. Eccone uno. Ho bisogno di un po' di esercizio. Vai, vai, vai. Zucca pelata vuole lottare, ma nel campo Mankey. Noi qui ragazzi sostituiamo subito Charmeleon, non ne vale la pena sprecare punti vita e PP contro Mankey, manderemo subito Pidgeotto. E gli faremo fare un po' di voli. Colpo basso. Volo. Forse attacco d'ala sapete che sarebbe potuto bastare contro Mankey, però per non rischiare, tanto ne abbiamo tanti di voli. Andiamo di volo. Altro Mankey, lasciamo ovviamente PG8. Nel mio let's play di Pokémon Blue ci stavo pensando ora. Vi ricordo appunto che esiste un mio let's play completo di Pokémon Blue se volete godervi appieno la prima generazione di Pokémon. Però appunto nel mio let's play di Pokémon Blue, se ricordo bene, PG8 si evolve in PG8 nella pista ciclabile. Quindi con i livelli ci siamo più o meno. Colpo karate, mi fa ovviamente brutto colpo. Andiamo di attacco d'ala. Ok, Machop. Lasciamo PG8 e andiamo di volo. Lui prova a diminuirci la difesa, ma non ci riesce ovviamente. E lo tiriamo giù. Non è salito di nessun livello PG8, peccato, dopo tutta questa battaglia. E si scende, e si continua. Ok, abbiamo quindi preso tutti gli allenatori, se non sbaglio, no? Anche te ti ho già battuto, sì. Sì, tutti gli allenatori di questa parte li abbiamo fatti, ora manca solo l'ultima parte qui sotto. Quindi scendiamo e becchiamo gli allenatori che ci sono qui. Non ci sono più allenatori, forse qui in fondo c'è un altro, no? Abbiamo quindi superato la pista ciclabile indenni. Qui sopra c'è qualcuno che ci dà qualcosa, forse uno scambio, vero? C'è solo uno che fa uno scambio, sì, lasciamolo lì. Non ci interessa particolarmente nessuno scambio in questo gioco. Invece ci interessano questi avicoltori. Vediamo se Charmeleon riesce a fare un livellino contro di loro. Non so, sinceramente, eh. Andiamo di lacerazione. Bello il brutto colpo. Poi
poi manda Firo contro Firo, però mandiamo Pikachu. Cioè, anche giusto che Pikachu si prenda un po' di punti esperienza, non solo Charmeleon. Va bene pushare, ma non in maniera stupida. Ci sono dei Pokémon contro cui Pikachu può fare un bel po' di punti esperienza, facciamoli rifare. Facciamoli schianto. No! Ok, anche lui ha fallito giustamente, mi ha copiato talmente bene che ha fallito lui stesso. Ok, facciamo prendere un po' di punti esperienza anche al buon Pikachu. Poi sfidiamo te. Ci diamo questi tre avicoltori. Arriviamo a Fuxiacoli, diamoci una curata e poi vogliamo direttamente via. Così sblocchiamo anche Fuxiacoli come meta per il volo. Vai, anche qui lacerazione. Sto ancora aspettando che lacerazione non faccia un brutto colpo comunque. Ok, Spiro, mandiamo Pikachu. Contro Spiro dovrebbe avere vita facile con Fulmine. Vai. Perfetto. Poi Firo, lasciamo ovviamente Pikachu. E speriamo magari in un brutto colpo di fulmine, così lo sciottiamo. Buono, anche senza brutto colpo. Viene sciottato. Beh, quello di prima effettivamente era a livello 29 di Firo. Quindi ci sta che fosse un po' più forte. Tre livelli sopra rispetto a questo. Ok, tiriamo giù pure questo Spiro. Pikachu non è vero, non vuoi salire di livello? Strano. I Pokémon sono un po' reticenti all'idea di salire di livello. Battiamo anche questo avicoltore, ultimo avicoltore di questa parte sinistra della regione di Kanto che si avvicina a Fuxiapoli. Ma nel campo Dodrio. Ok. Noi direi di sostituire subito e mandare in campo Pikachu. Così da fargli prendere un po' di punti esperienza, sperando che non venga shottato. No, usa ruggito, perfetto. Noi andiamo di fulmine. Aia, questo però farà male. Fa molto male. Se ci fa 4 colpi ci shotta. Ma fortunatamente ci fa solo 2 colpi. E per di più è anche più veloce di noi, Dodrio. Ok. E viene paralizzato, che questa è fortuna, ragazzi. Essendo paralizzato non può attaccare per primo. E noi lo shottiamo con fulmine. Perfetto, Pikachu sale a livello 32, era proprio ciò che volevo. Mentre Charmeleon lo teniamo ancora lì un attimo da parte, eh. Non è un problema. A questo punto arriviamo a Fuxiapoli, e il gioco diventa effettivamente fucsia, giustamente. Eccoci qui. Andiamo a darci una curata al centro Pokémon. Tac. Godiamoci questa lentissima animazione di cura. Ecco fatto. E non ci metteremo a fare Fuxiapoli in questo momento, come vi ho appena detto, invece andremo con volo. Dov'è il mio PG8? Alla Vandonia. Eccoci qui. Non ho ancora recuperato in realtà gli altri allenatori di Aranciopoli, quelli che ho detto che avrei recuperato fuori dalla parte. Non l'ho ancora fatto. Fuori dal video, intendo. Ora ci mettiamo davanti Ivysaur e alleniamo lui. Ivysaur, Snorlax in caso e Pikachu. Wartortle rimane. Oh no, Pikachu era già lì. Cosa ho fatto? Ok. Wartortle in caso rimane un po' scammato in questa parte, ma non è un problema. Ovviamente Lavandonia color lavanda. E scendiamo. Rifacciamoci a piedi questa parte di percorso in cui avevamo già battuto alcuni allenatori. Ecco qua, questi li abbiamo già battuti tutti, i pescatori. E continuiamo a scendere. Ora cerchiamo di tirar su un po' Ivysaur. Il problema di Ivysaur, sapete qual è? È che ha solamente 10 pp di Mega Assorbimento. E prima ancora aveva solamente 10 pp di frustata. Qui c'era lo Snorlax che ci bloccava il percorso, da qui in poi è tutto nuovo. Ecco il pescatore. Devo
L'elettricità è la mia specialità. Mi sa che non è un pescatore questo. Così a naso. Oppure pesca tramite l'elettricità. Ok, no, non è un pescatore. Ma nel campo Voltor. Che va bene comunque in realtà per Ivysaur, eh. Cioè, Ivysaur comunque con Mega Assorbimento gli fa abbastanza danno e si refulla. Quindi non è un problema. Sonic Boom fa sempre 20 PS di danno. È una mossa un po' così. L'importante è che non usi... Ah, Schermo Luce però... Diventa abbastanza fastidioso. Infatti, perché ci va a fare molto meno danno con gli attacchi speciali. Ora non andremo in taglio. Anche se non gli faremo molto danno, appunto. A questo punto mi sa che conviene andare comunque di Mega Assorbimento. Almeno ci curiamo un po'. Peccato, quello schermo luce ci ha un po' fregati. Però fortunatamente ora riusciamo a portarci a casa la lotta. Ok, Vissalo sale immediatamente a livello 29. Non vuole rimanere così tanto indietro. Contro Electrode però cambiamo e direi di mandare Snorlax, sapete? Vai. Avrei potuto mandare Charmeleon e fargli fare magari il 36, però... Mandiamo comunque Snorlax. Buono, autodistruzione Snorlax dovrebbe reggerlo. Non dovrebbe riuscire a one-shottare Snorlax, infatti l'ha retto benissimo. E si prende un bel po' di punti esperienza. Non sale comunque Snorlax il livello, peccato. Mi ha tolto la spina, mi spiace. Qui dentro c'è il guru pescatore che ci dà l'amo superamo, vero? Ecco qua. Anche se a noi non interessa. Strumenti che probabilmente depositeremo immediatamente. E scendiamo qui. Allora, qui abbiamo un allenatore, se non sbaglio. Strumenti. No, non strumenti, Pokémon taglio, dov'è? Ivysaur. Ecco fatto. E questo dovrebbe essere un etere, forse. Mentre tu sei un pescatore. Un pescatore che si era rintanato nella foresta. Vai, Mega Assorbimento, curiamoci contro questo Magikarp. Buono che viene shottato. Ovviamente non prende punti esperienza, peccato. Cioè, giustamente contro Magikarp. Non è che tu possa prendere più di tanto, quindi non mi metterò nemmeno a sprecare altri Mega Assorbimenti. Andremo di taglio. Un brutto colpo? No, niente. Azione va bene, tanto non ci fa nulla e andiamo ancora di taglio. Bellino comunque lo spread di Magikarp, cioè sembra proprio una carpa effettivamente. Ok, pochissimi punti esperienza, tantissimo tempo perso, però abbiamo ottenuto un ferro. Ci aumenta la difesa di qualche Pokémon, quindi direi di darlo immediatamente a Wartortle. Stiamo riempendo di vitamine solo lui praticamente. Ok, qui riusiamo di nuovo taglio. Ecco qua, taglio. E si prosegue. Tu sei un rocchettaro oppure un pescatore? Hai trovato la pietra lunare? Una domanda strana da fare a qualcuno. Ok, sei un campeggista. E giustamente è Nidoran. Resterà la pietra lunare per farlo evolvere al suo massimo stadio evolutivo. Andiamo di taglio. È tosto allenare Ivysaur, certo ci aspettano tipo due percorsi acquatici in realtà dopo Fucsiacoli, in cui allenare il nostro Ivysaur e il nostro Pikachu. Però devo comunque tirarlo un po' su di livello, altrimenti rimane troppo indietro Ivysaur. Nidorino cambia un Pokémon, però contro il Nidorino è solamente stupido mandare Ivysaur. Mandiamo Charmeleon questa volta, direi che è la scelta più adatta. E facciamo usare Fossa. Vai. Buonissimo, shottato. E Charmeleon sale finalmente a livello 36. E sapete meglio di me cosa succede a livello 36 a Charmeleon, vero? Charmeleon si evolve. Ecco
Eccolo qui, il nuovo spread di Charizard. Ma sembra che stia tipo applaudendo, ma che è? Un po' bruttino. Ok. Abbiamo quindi il nostro Charizard che non ha ancora imparato lanciafiamme, però. Strano, molto strano. Proseguiamo. E qui abbiamo una Picnic Girl. Vai. Vediamo di tirarla giù con il nostro Ivysaur. Anzi, un'allenatrice junior. Che ha dei Pokémon di tipo acqua, ottimo. Vai, mega assorbimento. Ah, non muore però, peccato. Anche se comunque se ha altri Pokémon di tipo acqua, noi con i prossimi Pokémon di tipo acqua ci rifugliamo, grazie a mega assorbimento. Brutto colpo quando ovviamente non serve. Sì, ha altri Pokémon di tipo acqua, perfetto. L'avessi fatto prima con mega assorbimento, brutto colpo, l'avrebbe tirato giù in un colpo per l'appunto. No, ipnosi. Ah, però si è svegliato subito, attenzione. Ma come? Ma dai. Ma dai. Usiamo subito il Pokéflauto. Ah, tra l'altro il Pokéflauto suona tutto il motivetto ogni volta che lo usi. Ok, pistolacqua, non ci fa nulla, giustamente. E poi andiamo di mega assorbimento, riusciremo ad usarlo prima o poi, no? Bolla, ok. E ci diminuisce la velocità, grazie Poliwag. Ora però puoi gentilmente morire. No, non muore. Però ci refulla, quindi comunque qualcosa fa. Taglio. Ribecchiamo questa doppia sberla, va bene. E addio Poliwag. Quanto sei fastidioso tu e la tua ipnosi. Orsi, perfetto, lasciamo Ivysaur, dato che Orsi in teoria non dovrebbe avere ipnosi o cose di questo tipo. E un altro mega assorbimento, dai, ci sta. Strano però che Ivysaur non impari Foglie Lama e Charmeleon, o meglio Charizard ora, non impari Lanciafiamme. Hanno magari modificato qualcosa in Pokémon Giallo riguardo ai livelli di apprendimento delle mosse dei Pokémon. Ok, qui abbiamo un avicoltore, quindi Ivysaur ovviamente lo cambiamo subito. Anche se teoricamente non dovrebbero avere mosse di tipo volante, quindi. Certo, se fanno brutti colpi sono fastidiosi comunque. Però in teoria dovrebbe riuscire a tirarli giù lui. Turbo Sabbia rompe un po' le balle. Dopo questo PG cambia un Pokémon, buono che ha fatto brutto colpo. Ivysaur sale a livello 30, ottimo. Oh, finalmente Foglie Lama, lo stavo chiamando da un po' effettivamente. Sì, ovviamente voglio fargli non parare al posto di. Mega assorbimento? Dai, per forza. Oppure veleno in polvere. Dai, per adesso teniamo di veleno in polvere. Poi al massimo gli rimettiamo tossina. Quando prendiamo l'MT, scusatemi. Ok. Andiamo di contro PG8, ovviamente di Pikachu. Il buon Pikachu, abbiamo attacchi di tipo ghiaccio da poter usare contro di loro. Vai, fulmina quel pollo. Ecco fatto. I miei prodi hanno perso, eh sì. Cosa più importante però ora, Ivysaur ha effettivamente un attacco molto utile da usare, ovvero Foglie Lama. Allora, contro Pidgey andiamo ancora di taglio. Forse conviene sostituirlo subito, però. Se mi fa un Turbo Sabbia lo sostituisco, facciamo così. Perché finché fa attacco rapido poi lo curo con una super pozione e non dovrebbe essere un problema. E più punti esperienza si prende Venusaur, meglio è. Ok, Ivysaur volevo dire. Contro Meo proviamo il nostro Foglie Lama.
Animazione lunghissima, mannaggia. Brutto colpo, buono. Buonissimo. Finalmente Ivysaur ha un attacco degno di questo nome. Vai, altro foglio lama. E altro brutto colpo. Mi sa che così come lacerazione, foglie lama ha più probabilità di fare brutti colpi. O ricordo male. Potrei ricordare male, però mi sembra che appunto abbia più probabilità di fare brutti colpi foglie lama. Andiamo di fulmine contro Pikachu. Contro Pidgey, volevo dire. E contro Mew rimandiamo Ivysaur. Come vedete, stiamo riuscendo ad allenare anche Ivysaur da questa parte del percorso, da questa parte di Kanto. Giorno Paga potrebbe farmi relativamente male. Ok, non ci ha shottati però. Foglie lama e noi invece shottiamo Meo con un altro brutto colpo. Ottimo. Brutti colpi mi sa che sono un po' sballati in questo gioco, eh. Cioè, le mosse che hanno più probabilità di fare brutto colpo, cioè, davvero, lo fanno quasi sempre. Non è che hanno più probabilità, lo fanno quasi sempre. Ok, abbiamo curato il nostro Ivysaur e andiamo avanti, ricordandoci che abbiamo anche il Mega Assorbimento volendo da usare. E qui, altri allenatori. Certo che giocherò con te. In che senso? Io non ti ho chiesto nulla. Rattata. E andiamo di foglie lama. Altro brutto colpo. E si gode. Cioè, finché continuiamo a fare brutti colpi di questo tipo, ragazzi, siamo a cavallo. Vulpix, cogliamo immediatamente l'occasione di mandare Wartortle. Che è comunque di livello in più di Ivysaur, eh. Comunque Wartortle i suoi punti esperienza ogni tanto si ribecca. Beh, abbiamo pushato con lui nella torre Pokémon, se ve ne ricordate nello scorso episodio. Gli abbiamo fatto prendere davvero tanti punti esperienza. Ok, rimandiamo Ivysaur contro Rattata. Certo è anche che siamo nella seconda metà di gioco, praticamente, nella seconda metà del gioco, e gli allenatori hanno ancora Rattata e Pidgey. Quindi magari avremmo potuto mettere dei Pokémon un po' più forti, no? Per dare un po' più di esperienza al giocatore. Cioè, perlomeno se devi mettere un Rattata a livello 29, cioè mettimi un Raticate a questo punto. Nel senso, mettimi un Rattata a livello 29. Vuoi giocare a Pokémon con me? Sì? O no? Boh, dipende. Dipende cosa intendi per giocare a Pokémon. Allora, Clefairy. Su Clefairy useremo ancora Foglia Lama, ovviamente. Anzi, mettiamolo direttamente come prima mossa. Ecco qua. Brutto colpo di nuovo, ovviamente. Kanto non ha effetto e per punirlo che ci ha fatto Kanto facciamoci il Mega Assorbimento, così ci curiamo alla faccia sua, mentre muore. Ok, Ivysaur sale a livello 31. Piano piano Ivysaur viene su, eh. Meo, lasciamo Ivysaur. E andiamo di foglie lama. Giorno paga, bene, guadagneremo ancora più soldi da questa lotta. Ah, prima volta che fallisce Foglie Lama, ok. Anche perché Foglie Lama, se non ricordo male, ha 95% di precisione, non 100. Quindi ci sta che ogni tanto fallisca. Certo, non ci sta che continua a fare brutto colpo all'infinito. Questo è davvero rotto come cosa. È davvero rotta. Ma abbiamo guadagnato 20.000, scusami, ho letto male. No, 2.000, non 20.000, no? Che belle medaglie che hai, grazie. Grazie mille. Allora, andiamo con ovviamente Ivysaur contro Poliwag. E direi di usare Poliwag come sacca per ricaricarci la vita con Mega Assorbimento. Ecco qua, come sacca degli HP. Purtroppo rimane con un HP Poliwag. Davvero ha un culo questo Pokémon. Che la metà basta. E andiamo quindi di taglio per eliminarlo del tutto.
Vai, foglie lama. Perfetto, continuiamo. Andiamo a battere anche lei. I miei cari Pokémon vogliono conoscerti. Anch'io voglio conoscere i tuoi cari Pokémon. Chissà per quale motivo voglio conoscerli, eh? Chi hai? Pidgey. Me, Pidgey non mi piace tanto. Cambialo. Cambialo, cambialo. Guarda, ti do taglio. Comunque taglio fa un bel danno, eh? Lui ha provato a usare Turbine perché a quanto pare nemmeno a lui piace molto Ivysaur. Comunque Ivysaur sta tirando dei brutti colpi uno dietro l'altro in questo episodio, fortissimi, cioè, anche con Taglio tra l'altro, che non è che abbia una probabilità più alta di fare brutti colpi, eh. Ok, Mew è più veloce del nostro Ivysaur e gli dà anche un bel morso. Vediamo se anche questo Foglia Lama fa un brutto colpo. Ovviamente sì. Beh, leggermente rotta questa cosa, mi ripeto, però, insomma. Ok, contro PG andiamo di nuovo di taglio. Ecco, magari contro PG conviene usare Pikachu effettivamente. Contro Pokémon tipo volante non ha molto senso lasciare Ivysaur per continuare a spammare taglio. Perché è vero che non hanno attacchi di tipo volante perché questo gioco mi ha lanciato un po' col culo. Però, ecco appunto PG8, mandiamo Pikachu. Usiamo Fulmine e via, in un turno si fa la battaglia. E diamo comunque punti esperienza ad un Pokémon che ne ha bisogno. Ecco fatto, brutto colpo, a caso. Ok. Mi hai annientato, e ti ho detto che volevo conoscere il tuo Pokémon. Allora, proseguiamo, torniamo su di qua. E vediamo se ci sono degli allenatori che non abbiamo sfidato, eh. Da questa parte. Tipo su di qua? No, ok. Proseguiamo allora. Eccone qua uno. Ho il vento a favore. Questo è palesemente un avicoltore, quindi. Ecco, Spearow potrebbe avere attacchi di tipo volante. Potrebbe avere beccata, quindi mandiamo direttamente Pikachu. Ok, usa Fulmine Sguardo invece. E noi usiamo Fulmine. Vediamo quale mossa Fulmine è più potente. Mi sa la mia. Ok, Ivysaur prende uno sputo di punti esperienza che comunque bastano per salire a livello 32. Ottimo. E continuiamo con Pikachu. Vai, altro Fulmine. Così risciottiamo tutti questi. E sapete che potremmo andare quasi quasi Snorlax? Dai, proviamo Snorlax. Proviamo l'attacco speciale di Snorlax contro questi Pidgey. Dato che useremo Fulmine. Ok, è più lento. Ci sta. Più lento. Ci sta che sia più lento Snorlax di Pidgey. Ok, non va giù così tanto velocemente la vita, quindi non è che faccia così tanto danno in teoria. Però continuiamo a vedere. Testiamo questo Snorlax e il suo attacco speciale. Ok, Furia fa brutto colpo di primo attacco, quindi continuerà a fare lo stesso danno anche con tutti gli altri attacchi. Mannaggia lui. Fortunatamente ci ha colpito solo 3 volte. Oddio, fortunatamente è la probabilità più alta che accada. Ok. Snorlax sale al livello 31 e continua a stare in campo anche per Spearow. Altra Furia. Un altro brutto colpo? No, fortunatamente no. Colpito solo 2 volte, ottimo. E ti becchi un fulmine in faccia. Perfetto, abbiamo battuto anche l'avicoltore. È cambiato il vento e Ivysaur si evolve, esattamente. Ivysaur si evolve al 32, non al 36. Quindi riusciremo ad avere anche Venusaur in questo episodio. Eccolo qua. Ivysaur diventa Venusaur. E a questo punto, ragazzi, sapete cosa? Si pusha per avere anche Blastoise.
Si mette davanti Wartortle e si vede cosa si riesce a fare anche con Wartortle. Cosa stai guardando? Questo è parecchio scontroso, eh? Questo centauro. Ok, andremo di bollaraggio in continuazione. Dato che Wartortle non ha modo di fare troppi danni con le mosse che ha al momento. Quindi bollaraggio, speriamo in qualche brutto colpo, ma che non arrivano. Il problema di Goffing è che avvelena spesso e volentieri. Fortunatamente non è questo il caso. Andiamo di morso. Poi altro Goffing. Lasciamo ancora Wartortle. Deve prendersi punti esperienza, c'è poco da fare. Bolla raggio. Oh, buono, questo lo bisciottiamo. Altro bolla raggio. Ah no, era un roll alto, mannaggia me. Fortunatamente fallisce il suo. Volevo usare morso, vabbè, l'ho messo come secondo. Fallisce il suo smog. E chi mandi un altro Koffing? Lasciamo ancora Wartortle. Sta diventando il Koffing Slayer Wartortle. Smog, questa volta mi sa che il veleno ce lo prendiamo, ragazzi. Eh beh, anche giusto così. Ogni tanto il veleno ce lo si becca. Perfetto, il veleno è effetto, va bene comunque. E andiamo di morso. Wartortle però sale a livello 32, ottimo. Ho sbagliato tutto, mi spiace. Andiamo quindi a darci un antidoto, se ce l'abbiamo ancora. Sì, ne abbiamo ancora uno. Diamolo a Wartortle. Ecco fatto. E si prosegue. Allora, battiamo te e purtroppo bisogna tornare indietro perché questo non si sposta. Quindi dobbiamo fare il giro da dietro. Ok, un avicoltore contro Wartortle in realtà non è male, eh. Perché Wartortle ha una buona difesa fisica, gli uccellini qui di solito attaccano con l'attacco fisico e si beccano anche un bel po' di danno dall'attacco speciale. Ecco qua. Bolla raggio. Gli facciamo un po' di danno, eh. Sì. Mentre loro vedete che ce ne fanno molto poco. Certo, Furia è fastidiosa perché può colpire tante volte e farci molto danno. Però resistiamo bene. E in caso abbiamo anche qualche super pozione da tirare, eh. Turbo Sabbia, fortunatamente ha fallito perché sarebbe stato fastidioso, però risulta comunque fastidioso con attacco rapido, infame. Firo. Ecco, vediamo invece questa lotta contro Firo, sicuramente sarà più difficile, infatti ci usa subito Fulmisguardo, facendoci capire che è più veloce di noi. Noi andiamo di Bollaraggio e un altro Bollaraggio. Ok, ci sono ruggito per diminuirci l'attacco, ma tanto noi attacchiamo con un attacco speciale, quindi. Addio Firo? Non addio Firo. Andiamo di morso allora. Ok, Furia ci farà male, ci ha anche droppato la difesa e ci ha fatto brutto colpo. Che sfiga. Che sfiga, ragazzi. Ok, ha colpito 3 volte. Fortunatamente non ci ha uccise. Dai, Wartortle, ce la faremo farti evolvere anche te in questo episodio. Andiamo con la super pozione su Wartortle. Una direi che basta e avanza. Sì. E proseguiamo. Dobbiamo tornare indietro di qui perché quel tizio non si sposta. E andare sopra. No, andare direttamente sotto allora. No, di qua. Altrimenti facciamo lo stesso errore di prima. Di sotto quel tizio l'abbiamo battuto, vero? Sì. L'abbiamo battuto quel tizio. Mentre qui dietro ci dovrebbe essere un altro allenatore. Eccolo là. Nell'angolo. Andiamo a prendercelo. Vieni qui. Usa l'MT per insegnare buone mosse ai Pokémon. Assolutamente sì. Andiamo di Bollaraggio.
e di morso dovrebbe bastare. Ecco qua. Bola raggio. E poi morso. Ecco, basta che non mi fai brutto colpo di nuovo, grazie. Colpito solo due volte. Ecco, poi il bello è che quando fanno brutti colpi colpiscono 3, 4, 5 volte. Quando invece non ti fanno brutti colpi colpiscono due volte, sti stronze. Ma andiamo Pikachu. Contro PG8. E andiamo di fulmine. Perfetto. Dai, qua sali di livello, no? Peccato, davvero. Non salgono di livello sti Pokémon. A questo punto abbiamo completato anche questa parte superiore piena di recinti. Battiamo quest'ultimo allenatore. Ecco qua. E ci manca solo l'ultima parte di questo percorso. Prima di arrivare a Fuxiapoli. Ok, PG8, va bene. PG8 contro Wartortle. Andiamo di bolla raggio. Turbo sabbia, peccato, ci colpisce. Dai, non fallire, eh. Usa attacco rapido lui, va bene. Brutto colpo, ovviamente. E però noi non falliamo, buono. Ah, era un roll alto quello di prima, mannaggia noi. E morso fallisce. Cacchio, che sfiga. A questo punto mandiamo Pikachu. Mandiamo Pikachu, facciamo comunque prendere un po' di punti esperienza a Wartortle. Che magari sarà a livello 33. Infatti, buono. Livello 33 per Wartortle e livello 33 anche per Pikachu. Ole, finalmente. Agilità. Anche no. Cioè, sei come Wartortle che vuole imparare ritirata a livello 30. Che è? Allora, Firo, lasciamo Pikachu. E andiamo di fulmine. Perfetto. Ecco fatto. Ah, che dolore. Eh sì, che dolore. A questo punto, ragazzi, andiamo di volo. Dato che i miei Pokémon iniziano ad essere malconci, andiamo direttamente qui a Fuxiapoli e facciamo il percorso al contrario. Cioè, ci curiamo i Pokémon a Fuxiapoli e partiamo da Fuxiapoli e facciamo il percorso a ritroso battendo tutti gli allenatori che ci sono rimasti. Curiamo i Pokémon. Perfetto, arrivederci, grazie. E passando di qui. Se non sbaglio qui tra l'altro c'è anche il tizio che ci dà l'amo buono. Che è Fuxiapoli. Sì, c'è il tizio che ci dà l'amo buono. Però appunto, in questo videogioco, in questo let's play, non ci interessa pescare, non ci interessa catturare Pokémon. Ci interessa semplicemente andare avanti con i nostri starter e il nostro Pikachu. Questo è quello che mi interessa fare in Pokémon giallo. Tu hai Pokémon tipo erba però, vero? Sì, mannaggia te. Niente, qua si sostituisce ovviamente Wartortle. E si manda... PG8, vai. D'altronde anche PG8 tecnicamente dovrebbe evolversi. Quindi ci sta che lo usiamo contro Bellsprout. Acido. Va bene. E andiamo di attacco d'ala che mettiamo come seconda mossa. Grazie. Dovrebbe bastare per tirarlo giù attacco d'ala, eh. Brutto colpo, attenzione. Non possiamo saperlo. Poi chi mandi? Oddish, lasciamo PG8. Contro ste qui che hanno Pokémon di tipo erba, andiamo tranquillamente con PG8. Perché poi tra l'altro hanno mosse come sonnifero, paralizzante, limitazione, avvolgibotta, queste mosse qui che sono fastidiosissime. Quindi non ucciderli in un colpo vuol dire prolungare la lotta davvero tantissimo. Vediamo cosa usa lui ora. Assorbimento, va bene. Finché usa assorbimento su PG8 va benissimo.
Altro volo. Buono. Ho avuto poca pazienza, eh sì. È stato quello il problema. Andiamo a battere anche loro. Quando fischio i Pokémon uccello vengono da me. Bene. Ma anche quelli degli altri allenatori? O solo i tuoi? Allora. PG8 contro Wartortle ci sta come lotta. La possiamo tranquillamente accettare. Raffichella ci fa brutto colpo, altrimenti ci avrebbe fatto davvero poco danno. Oh, PG8 comunque è riuscito a tirarci via quasi poco più di un quarto di vita, eh. Farfetch'd, lasciamo Wartortle. Ma che spray te? Vabbè, è un po' strano, però è bello, dai. Pulmi sguardo, va bene. Ci abbassa la difesa, però ne andiamo ancora di bolla raggio. Poi chi manda? Doduo. Sì, cambiamo Pokémon a questo punto e mandiamo Pikachu. Vai, fulmine. Buono. E chi ha i PG? Lasciamo Pikachu, tanto PG sono talmente pochi punti esperienza che non ne vale nemmeno la pena cambiare Pokémon. Perfetto, andiamo avanti. I miei uccellini tremano di paura. Sei forte, vero? Lo sentono, eh? Sentono che sta per arrivare un fulmine dal cielo che li uccide brutalmente. Ok, facciamo anche questa lotta. Wartortle contro Dodrio. Vai, bolla raggio. Beccata non dovrebbe farci troppo danno. Beh, ci sta, è anche stab, quindi ci sta che faccia un po' più di danno. Però non troppo. Furia invece non deve fare brutto colpo. Ok. Se non fa brutto colpo possiamo reggerla. Altro bolla raggio. E non gli cala la velocità purtroppo. Che fortunatamente ci ha usato ruggito, eh. Poi Doduo. Sì, cambia un Pokémon di nuovo e mandiamo Pikachu. E fulminiamolo. E poi chi ha un altro Doduo? Andiamo Wartortle. Facciamo di prendere un po' di punti esperienza. Vai, bolla raggio. Ruggito non ci fa nulla e finiamolo con Morso. Ottimo, Wartortle a livello 34. Sì, proprio come pensavo. Esatto, proprio come pensavo. Allora, andiamo poi a dare una super pozione a Wartortle. Ecco fatto. Si avvicina sempre più il momento in cui potremo avere Blastoise. Vai, sfidiamo anche queste due allenatrici. Ok, questa non è una buona lotta per Wartortle, lo sostituiremo subito. E manderemo invece PG8. Però almeno Wartortle un po' di punti esperienza, se li prende anche da qui. Azz, sonnifero, useremo subito il Pokeflauto. Dov'è? Qua. Perfetto, paralizzante, grazie mille, davvero grazie. Infame. Avrei preferito che mi avesse avvelenato, guarda. Va, volo, così almeno questo ci saluta. Poi, Oddish.
Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Charizard. Un po' overkill direte voi? Sì, un po' overkill. Ma d'altronde vi ricordo che ha solamente Berserk Charizard. Quindi magari manco lo uccide, appunto. Però lo brucia. Va bene, a caso. Ecco, anche Charizard viene paralizzato. Forse con lacerazione l'avremmo shottato, anche perché avrebbe fatto brutto colpo quasi di sicuro. Proviamo a vedere se con lacerazione lo shottavamo. Dai, Charizard, non rimanere paralizzato. Niente, Charizard rimane paralizzato per 2 turni su 3. Oh, finalmente. Sì, l'avremmo shottato. Ok, raga, a questo punto torno velocemente a curarmi Pokémon e ritorno qui tagliando il video. E rieccoci qui. Ho curato i Pokémon, andiamo a sfidare quest'altra allenatrice. Allevo Pokémon perché vivo sola. La zitella dei Pokémon, al posto dei gatti ai Pokémon. Bellezza vuole lottare, manda Bulbasaur. Ok. Ovviamente questa non è una lotta accettabile per Wartortle. Manderemo invece Pidgeotto. Frustata, va benissimo. Va benissimo, guarda. Vai con volo. Ecco, quello non devo utilizzare, Veleen Polvere. Perfetto, pochi punti esperienza però. Ok, Vissaur sicuramente me ne darà di più. Altro volo. E alta frustata, anche però ci evitiamo. Ah, rimane con pochissimi HP e usa parassistema. Va bene, non è un problema. Lo tireremo giù con attacco rapido. Buonissimo. Peccato che non sia salito il livello PG8. Non ci voleva proprio, eh già no. Andiamo a sfidare questi 2 centauri. Anzi, questi 2 criminali proprio, o la borsa o la vita, ci ha detto. Cazzatissimo. Che è Koffing? Noi abbiamo il nostro Koffing Slayer qui, Wartortle. Adesso verrà avvelenato subito, vedrete. Subito verrà avvelenato. Smog? Infatti, vedrai, eh. No, fortunatamente no, incredibile. Vai, altro bolla raggio, ci prendiamo molto volentieri questo Koffing. Grimer, lasciamo Wartortle. E andiamo di bolla raggio di nuovo. Inibitore, cosa ci toglie? Bolla raggio, che sfiga però, eh. Andiamo di morso allora, non penso che riusciremo a shottarlo e fallisce addirittura. Va bene. E infatti non muore con morso. Però non ci avvelena, dai, questo qua. Questo che conta. L'importante è che non ci avveleni. Poi se ti togli un po' di HP fa niente. Weezing, lasciamo Wartortle. Sperando che con la raggio ci torni a disposizione. Fuori uso, ok. Allora andiamo di pistolacqua. Che okay, con la raggio è tornato a disposizione, buono. Smog, questo ci avvelenerà molto probabilmente. Siamo stati sculati prima. E sculiamo anche adesso, buono. Fango, ok, anche questa può avvelenarci in teoria come mossa, quindi fortunatamente non veniamo avvelenati. È una mossa inutile, oh, finalmente, grazie, azione. E andiamo in fine di morso. Perfetto, abbiamo battuto anche questo centauro, ci siamo presi un bel po' di punti esperienza. Prima di andare dall'altro mi tiro una super pozione. Ecco qua. 49 PS recuperati e andiamo a questo centauro. Ehi tu, coraggio, guarda cos'ho. Va bene, guarderò.
andiamo di bolla raggio anche su questo Koffing. Guarda, Esperpusi in azione davvero, perché è la loro mossa più stupida. Non mi toglie nulla. Easy, brutto colpo quando non serve, ovviamente. War Turtle sale a livello 35, ragazzi, siamo solamente ad un livello di distanza, Un livello di distanza da tutti e tre gli starter in un unico episodio. Tutti e tre gli starter dell'ultimo stadio, intendo, all'ultimo episodio. In un unico episodio, perché ho detto all'ultimo? Vabbè. Mi sono confuso, ho detto tutti gli starter di uno stadio nell'ultimo episodio, al contrario, tutti gli ultimi, cioè tutti gli starter all'ultimo stadio in un unico episodio. Vai, bolo raggio. No, smog, fallisce, buono. E si gode, ragazzi, e si gode. Fango, può darsi che ci avveleni, teniamolo a mente. Non ci avvelena, perfetto. Altro morso. E iniziamo a farmare punti esperienza, per arrivare a livello 36. Vai, altro bolo raggio. Azione, buono, morso. Ed infine Grimer. Altro bolo raggio. Morso. Buono, dai, non hanno usato mosse stronze, non ci hanno avvelenati. Quindi proseguiamo facilmente verso gli altri allenatori. Anche se temo che quelle abbiano Pokémon di tipo erba, vediamo. Oh, sei un tipo carino, grazie. Vediamo questa bellezza cos'ha. Ha un Pidgeotto, no, perfetto, Pokémon tipo volante. Vai, bolla raggio. E bolla raggio sta facendo comunque danni incredibili, Fortunatamente le abbiamo insegnata quella MT. Ok, Wigglytuff, lasciamo War Turtle. E andiamo ancora di bolo raggio. Doppia sberla, dovremmo reggerla abbastanza bene. Se si chiama doppia sberla, però devi colpire due volte, infame di un Wigglytuff, non quattro. Altro bolo raggio. Anche perché mi sa che morso gli farebbe comunque meno danni. Inibitore cosa ci toglie? Colpo coda, perfetto. Altro bolo raggio. E siamo vicinissimi al 36, Questo ci darà un botto di punti esperienza. E arriviamo al 36. Ottimo, raga. Ottimo davvero. Sembra un tipo così carino. E War Turtle si evolve. Eccolo. E abbiamo Blastoise, finalmente, tutti e tre gli starter evoluti nello stesso episodio, ed ora tocca a Pidgeotto. Tocca a lui finire quindi questi allenatori, Vai, dimmi che tu hai dei Pokémon di tipo erba. Anche volante vanno bene in realtà, per Pidgeotto. Ok, Pidgey, va benissimo. Andiamo di volo. Ah, lui ha provato a usare attacco d'ala. Attacco d'ala però separa al 31, Sei un po' un cheater. Un po' un cheater, Andiamo di attacco rapido noi. Il Pidgeotto sale a livello 34. Ottimo. Vai, Pidgeotto contro Pidgeotto. Però noi siamo di 5 livelli sopra. Vai, volo. Ah, c'è Turbo Sabbiato in faccia. Andiamo di volo. Ah, fallisce, peccato. Andiamo ancora di volo. Fallisce di nuovo, però questa è sfiga, C'è un Turbo Sabbia che ti fa fallire due volo di fila. Su. Oh, finalmente.
Buonissimo. No, mi sbagliavo. Ok, proseguiamo. Abbiamo finito anche questa prima parte di percorso. Andiamo a sfidare lui. Dovrebbe essere un altro avicoltore. Non fa per me, però va bene. Non si sa cosa. Noi lasciamolo parlare tranquillamente. Spiro. Spiro contro Pidgeot. Anzi, Pidgeotto, scusatemi. Non ancora Pidgeot. Ma manca davvero poco. Volo su Spiro e viene shottato, ottimo. E ti mandi poi Firo, va bene. Userò attacco d'ala. Specul mossa fallisce perché è più veloce di me, va bene. Non ha molto senso questa cosa, dovrebbero far sì che Specul mossa attacchi di base sempre dopo l'avversario. Che ci ha fatto ruggito, quindi faremo meno danno con volo. Perché ci ha diminuito proprio l'attacco, andiamo ancora di volo però. Che furia fa discretamente male, ma non nemmeno così tanto in realtà. Certo, se colpisce 5 volte, sì. Che fortunatamente 3 volte. Altro fulmisguardo. No, ha fallito. Ok, cambia un Pokémon qua, ragazzi. Vai, Pikachu. Stava andando troppo per le lunghe quella battaglia. Prenditi una furia in faccia. È vero che tu... Minchia, però, ma che sfiga. Oh, ma che sfiga, dai. Cioè, brutto colpo su Pikachu che ha 0 di difesa. E viene shottato perché giustamente fa più di 3 colpi. Va bene. Cioè, Pikachu è entrato per morire. Fantastico. Ma andiamo a questo punto... Sapete cosa? Mando Venusaur. O meglio, avrei potuto mandare Snorlax, a dire la verità. Però mandiamo Venusaur con Foglia Lama. Eh sì, ecco, voglio tirar giù Venusaur con Furia. Adesso mi colpisce 2 volte. Non potevi colpire 2 volte Pikachu, no? Così sta lotta finiva prima. Questo non è molto efficace, ma sarà un brutto colpo, quindi addio. Ok, Pidgeotto si prende i suoi immeritati punti. Cosa sapevi? Non sapevi niente. Allora, andiamo con un'altra super pozione su Pidgeotto. E poi in caso mandiamo Snorlax, effettivamente. È lui che deve prendersi un buon punto esperienza. Ok, non abbiamo più... Ah, buonanotte. Non abbiamo più Pikachu che ci segue. Perché giustamente è crepato. E andiamo a sfidare questi altri allenatori che ci siamo lasciati indietro. Eccolo qui. Ercentauro. Andiamo di volo. Su Koffing. Ah, così poco gli ho tolto? Ok, gli faccio davvero poco danno a Koffing. Se fallisci anche, però... Pidgeotto, dai, eh. Cioè, ha fallito 2 volte senza droppa la... Ma cos'è? La lotta di bocelli, eh? Ma che è? Oh. Hanno fallito tutti per 4 turni. Ok, altro Koffing. Lasciamo Pidgeotto. D'altronde è lui che deve farsi punti esperienza, però andiamo di attacco d'ala. Useremo 3 turni per ucciderli, ma va bene. Anzi, forse addirittura 4. Ci avvelena? No, fortunatamente no. È brutto colpo, buono. Beh, meglio che non continuino ad avvelenarci, eh. Anzi, continuino a non avvelenarci, meglio. Grimer. Piano piano, ragazzi, salirà anche Pidgeotto al 35. E poi al 36. Inibitore cosa ci toglie? Attacco rapido, va bene. Andiamo di attacco d'ala. Altro inibitore. Ma non può farlo, ovviamente. E via di attacco d'ala di nuovo. Buonissimo. Anche qui l'intelligenza artificiale ha fallito clamorosamente, eh. Livello 35 per Pidgeotto, ha continuato a spammare inibitore che non ha alcun senso. Vai, attacco d'ala. Azione, va benissimo. Hanno un bel po' di difesa questi dannati Koffing, eh. Ma fortunatamente continuano a non avvelenarci con Smog.
Però che palle. È ancora fuori uso questa, ma quanti turni rimane fuori uso? Ora ritorno attiva, ok. Il Giotto si prende altri punti esperienza e continua la sua scalata verso il milione, no, verso l'evoluzione. Andiamo a sfidare questi centauri. Lotta Pokémon e come no. Bene, andiamo ancora di attacco d'ala. Brutto colpo, buono. Anche perché questo Koffing è a livello 29. Più alto di quelli di prima. Smog, mi sa che questo il veleno ce lo fa avere, infatti. Com'è normale che sia dopo un po'. Altro smog che fallisce e si gode. Che avrebbe potuto usare anche attacco rapido, effettivamente. Buono, poi Grimer, lasciamo PG8. E andiamo di volo. A parte che Grimer usa solo un inibitore, davvero Pokémon inutile. Cosa mi togli? Attacco rapido, va bene, tanto io avrei voluto usare attacco d'ala. Ma cosa fai? Altro inibitore, va bene. Perfetto, abbiamo battuto anche questo centauro. Spazzato via, e a questo punto, ragazzi, torno al centro Pokémon, mi curo e ritorno qui con PG8 full vita e con altri PP di volo soprattutto. E rieccoci qui con Pikachu redivivo e soprattutto con tutti ricaricati. Andiamo a sfidare anche quest'altro centauro che deve ingannare il tempo a volte. È un problema, eh? È un problema dover ingannare il tempo a volte. Manda in campo Grimer. E noi contro Grimer andiamo di attacco d'ala. Inibitore, vediamo cosa ci toglie. Turbo sabbia, va benissimo. Va benissimo, guarda. Perfetto, brutto colpo. E a questo punto attacco rapido. Buono. Dai, PG8 non ti mancherà poi tanto a livello 36. Attacco d'ala di nuovo. Ok, Turbo Sabbia ci è tornato attivo, quindi lui userà di nuovo inibitore e ci toglierà qualcos'altro. Vediamo cosa. No, continua a fallire, perfetto. Meglio così. Dai, però con un HP rimane. Attacco rapido. Ok, poi chi hai? Un Koffing. Koffing è decisamente più fastidioso. Ha mosse che avvelenano, le usa spesso e volentieri, non andiamo di volo per evitargliene almeno qualcuna, tipo appunto quello Smog. Per poter colpire più duramente. Smog fallisce e si gode. Altro volo. Buono. Dai, buttalo giù. Grande, brutto colpo. E PG8 sale a livello 36, raga. Siamo riusciti ad evolvere tutti i nostri Pokémon nello stadio finale in un unico episodio. Certo, un episodio che è durato quasi un'ora e mezza. Però, anzi, forse più di un'ora e mezza. Però, ce l'abbiamo fatta. Vediamo il nuovo spread di PG8. Carino, però preferivo l'altro. Devo dirvi la verità, preferivo l'altro. Qui sopra non c'è nessuno. Andiamo a questo punto qui dietro. E mettiamoci davanti Snorlax. Ora tocca a lui essere allenato. Snorlax e tecnicamente anche Venusaur, della verità. Perché Venusaur si è evoluto, però vedete 31, 32, 33 contro 36, 36 e 36. Quindi devono allenarsi loro. Vai, andiamo a sfidare questi altri allenatori. Ce ne sono ancora un po' da prendere in giro per questo percorso. Tu sei un avicoltore, ok.
Farfetch'd contro Snorlax, andiamo di botta in testa e poi di fulmine, ok? Perché mi sa che con un fulmine non lo shotteremmo. Minchia, mettere con botta in testa? Ah, metti sì, alla faccia. Ok, ha usato danza spada per tirare su un botto l'attacco. Ha poi usato furia e ha fatto brutto colpo. Quante volte mi vuoi colpire? Quanto vuoi essere sculato? Ok, 3 volte, dai. Non è andato troppo oltre. E soprattutto è rimasto in vita con un HP. Sto infame. Ho perso? Perché? Perché? Te lo dico io perché. Allora, andiamo a sfidare quest'altro allenatore. Veniamo qui con la moto perché c'è più spazio. Effettivamente questo è un percorso molto largo. E lui manda Koffing. Andiamo di botte in testa. E altra botta in testa. Vedete, Snorlax ha un attacco davvero molto elevato. È normale che faccia questi danni. Mach, lasciamo Snorlax. Se solo Snorlax avesse terremoto in questi momenti. Buono questo brutto colpo, però, guarda, buonissimo. Veleno gas, va ad avvelenarci Snorlax. Ma va bene così. Volatilizzati, non ho più antidoti da dare al mio Snorlax, quindi andiamo semplicemente a battere l'ultimo allenatore che c'è qui, ovvero te. Ecco qua, e poi lasceremo morire Snorlax, mentre andremo a combattere gli altri allenatori del percorso, quelli finali appunto, con gli altri Pokémon, con Pikachu e Venusaur. Vai, botti in testa. No, ci diminuisce l'attacco. Eppur con l'attacco diminuito l'abbiamo quasi shottato. Andiamo di fulmine. Buono. Poi manda Doduo. Cambia un Pokémon e mandiamo Pikachu. Fulmine. E prendiamoci questi punti esperienza anche su Pikachu. Brutto colpo, a casissimo, dato che non serviva proprio a niente. E Firou. Altro fulmine. E addio Firou. Che fai? Mi sale il livello 34. Bravo, Pikachu. Bravo. Mi hai bruciato! Capita. A parte che ti ho fulminato, non bruciato. Però dettagli. A questo punto Snorlax. Lo togliamo dall'avanti, mettiamo Venusaur, ecco qua, perché tanto Snorlax morirà piano piano con il veleno. E mi spiace di farvi vedere questo bruttissimo effetto, ma d'altronde è la Pokémon Experience di chi giocava col Game Boy tanti tanti anni fa. Oddio, tanti tanti anni fa, poverino, che devo farli sentire vecchi, però. Questa è la loro Pokémon Experience. E qui ci sono gli ultimi allenatori di questo percorso che ci mancano qui sopra. Vediamo se ci sono soprattutto. Forse ce n'è solo uno. L'avevano messo solo uno qui in fondo. Sì. Vai. Questi dovrebbero essere proprio gli ultimi. Clefairy contro Venusaur. Ok. Soprattutto Venusaur che usa foglie lama e che fallisce. Peccato. Metronomo cosa usi? Vediamo. Barriera. Ok. Aumenta la difesa fisica. Fortunatamente noi. Con foglie lama siamo speciali. Sì, tecnicamente foglie lama è una mossa fisica, lo so. Però in prima generazione tutte le mosse di tipo erba sono speciali. Quindi, via così. Tra l'altro sbaglio, non ho fatto brutto colpo prima. Forse è la prima volta che foglie lama non ha fatto brutto colpo. O ho letto male. Continuiamo, continuiamo. E qui abbiamo solamente infatti uno strumento. MT20, che diamo subito un'occhiata. Vediamo un po', eh. MT20 è. Ira, perfetto, la venderemo immediatamente. Ok, a questo punto possiamo andare, dopo questa parte lunghissima, finalmente a Fuxiapoli in maniera vera e propria. Eccoci qui. Una delle città più scomode da visitare.
perché richiede appunto di fare taglio, di fare degli zigzag incredibili per tutto il tempo. Ok, andiamo al centro Pokémon. Questo episodio extra large finisce qui ovviamente. Nel prossimo episodio faremo sia la zona Safari che la palestra di Koga, così ci completiamo direttamente Fuxiapoli. E poi nei prossimi ovviamente andremo avanti. Ora non è che mi metto qui a fare la scaletta di tutti gli episodi, però nel prossimo episodio faremo appunto Fuxiapoli. Non è che la esploriamo, vi ricordo che se volete l'esplorazione della città di Fuxiapoli, guardate il gameplay di Pokémon Blu che ho fatto su questo stesso canale. Non la esploriamo, andiamo direttamente sulla zona Safari, prendiamo Surf, prendiamo Forza, poi andiamo nella palestra di Koga, la battiamo e faremo così il prossimo episodio. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo episodio lunghissimo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!